oggi il disegno di legge n. 2233, lavoro autonomo e lavoro agile. Sinceramente, leggendo autonomo e agile, ho associato la cosa a ciò che oggi fa l'attuale parlamentare del centrodestra e del centrosinistra. Ritrovo nella parola agile, cioè che si muove con elasticità e sveltezza, ciò che oggi meglio vi caratterizza. Agile come la scelta di ieri fatta alla Camera dei Deputati, dove avete rispedito in commissione la nostra proposta di dimezzarvi gli stipendi. Quando volete, senatrice, siete no, agilissimi. Scusi, solo un attimo, senatrice, solo diciamolo un secondo. Chiaramente. No, lei, senatore, Presidente, non, se non posso, interrompa chi sta molto parlando. Agile in questa lei, demonstrazione. Lei, senatrice, stia al merito, se ma no, deve l'intervento farlo devo, o devo dire quello che vuole Stiamo il PD? Discutendo posso di un dire quello che di vuole legge. Il Movimento 5 Stelle o devo dire no, quello che no, vuole? Lei deve stare all'ordine del giorno, se no le tolgo la parola. Non c'è problema, io applico il regolamento a lei come a tutti. Senatore Buemi, per favore, lei stia tranquillo. C'è la Presidenza che regola, in base al regolamento, l'attività dell'Aula. Senatrice, richiamo lei altrettanto al regolamento sul merito. Prego. Come dicevo, vi tenete il malloppo. Mentre l'INPS lancia l'allarme e boccia le vostre politiche del lavoro, il vostro Job Act, che sta producendo il crollo delle assunzioni e l'aumento dei licenziamenti. Finiti gli sgravi contributivi dopanti per le aziende a tempo indeterminato, crollano le assunzioni, come avevamo denunciato, e ovviamente aumentano i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo. I dati resi pubblici dall'INPS parlano chiaro. In due anni i licenziamenti sono passati da 35.000 a 46.000, il 31% in più. Il tutto grazie alla norma sul lavoro emanata dal geniale governo Renzi, che abolendo l'articolo 18 ha dato mano libera alle aziende di creare lavoratori usa e getta. Anche in questo siete stati agilissimi, tanto da intortare molto bene persino l'elettorato della sinistra, che pensa a volte che esista ancora l'equazione Renzi uguale PD uguale sinistra uguale Berlinguer. Cosa devo dire? Siamo messi male. L'insicurezza galoppa e continua a crescere senza freni, ricorso ai voucher che, come noto, permettono di mascherare rapporti di lavoro di diversa natura. Il loro boom conta un utilizzo rispetto all'anno scorso di un più 80%, al punto che viene il sospetto che tale mezzo non risolva il problema del lavoro al nero, ma sostituisca drammaticamente i contratti stabili. Poi magari facciamo presente che le nuove assunzioni a tutele crescenti vedono un crollo vertiginoso del meno 88%. Politiche successone. Il saldo dei contratti stabiliti nei primi mesi, 8 mesi del 2016, è inferiore anche a quello dello stesso periodo del 2014, anno della fase acuta della crisi economica internazionale. Da lì in poi in Europa ricominciano i numeri in positivo, in Italia no. Insomma, si stava meglio quando si stava peggio. Alla luce di questi non idilliaci per i cittadini risultati, permettetemi di intuire che sempre più disperati stanno cercando di inventarsi attività in proprio e in autonomia. Sempre più italiani cercano rifugio all'estero. Siamo sull'ordine degli oltre 100.000 persone che da questo paese all'anno se ne vanno, e se ne vanno via ovviamente le intelligenze e le giovani risorse. Insomma, la ricetta del lavoro Renzi e Poletti è disastrosa, e noi del Movimento 5 Stelle da subito lo avevamo denunciato. E oggi ci troviamo in quest'Aula a discutere di un disegno di legge che è stato definito anche come il Job Act del lavoro autonomo. Se le premesse sono quelle sopra, non c'è da stare allegri. Già il primo Job Act è stato una debacle, e con questo secondo disegno di legge cosa si propone di raggiungere questo governo? Intanto diciamo che questo provvedimento vuole regolamentare in un unico disegno di legge i rapporti di lavoro di due tipologie lavorative completamente diverse, il lavoro autonomo e il lavoro agile, che è una tipologia del lavoro subordinato. Quindi era meglio intervenire con due disegni di legge al limite, ma ormai ci avete abituato a provvedimenti multitasking. Dobbiamo comunque, per onestà, dire che sul lavoro autonomo abbiamo riscontrato che ci saranno più garanzie nei confronti del committente, e questo lo diciamo perché quando c'è una cosa buona non ci tiriamo mai indietro noi. E anche noi siamo intervenuti nell'ottica di aumentare i diritti e le tutele del lavoratore. Il disegno di legge poi si pone l'obiettivo di intervenire sui lavoratori impiegati con modalità definitiva
definita lavoro agile o smart working, ancora una volta si pensa di mascherare con formule inglesi possibili trappole che possono ulteriormente precarizzare comunque il lavoratore. Si tratta di una tipologia di lavoro specifica, ma non si applica solo al cosiddetto telelavoro, ma anche chi lavora in azienda, introducendo un'ulteriore flessibilità. La invito a concludere, senatrice, per favore. Oh mio Dio. No, se vuole però può depositare tutto l'intervento, faccia la frase conclusiva. Perché c'era tutta la questione di merito, avevo calcolato 10 minuti, mi dispiace, avevo capito. Il suo gruppo ce ne ha dati 5 a lei e 5 al senatore Puglia, quindi io resto sempre nel rispetto delle decisioni dei gruppi. Concluda per favore. Prendo le parti finali, allora la ringrazio. Il punto centrale per il Movimento 5 Stelle deve restare la non discriminazione rispetto agli altri lavoratori, sia dal punto di vista dei diritti, sia dal punto di vista retributivo. E ancora, il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, se non ben regolato, può essere un rischio per poter dare strumenti a chi potrà poi magari utilizzarli in modo truffaldino. Se come certificato dall'INPS attraverso i voucher le nuove tipologie di contratto avete ulteriormente precarizzato la vita a milioni di cittadini, oggi cercate di riparare con le briciole al disastro attraverso qualche piccola gentile concessione che troviamo in questo disegno di legge, ma che non aiuterà il Paese a ripartire. Che dire, Presidente? Chiuderei il mio intervento con una frase del mio conterraneo, il toscano Gino Bartali, che in una particolare situazione esordì col dire: le tutte sbagliato, l'è tutto da rifare. Grazie Presidente.